Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. Ancora una volta per un altro unboxing di un casco. Questa volta abbiamo il casco di Valentino Rossi, che il grande campione pesarese usò al Gran Premio del Mugello, Gran Premio d'Italia del 2012. E come vedete, la disposizione è classica, ma prima di partire vi chiedo di mettere un like sotto il mio video, se vi piacerà, di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina in modo da avere mie notizie quando farò questi video. Bene, come vedete la disposizione è classica, a sinistra abbiamo il fascicolo, a destra il casco e adesso andiamo a vedere subito il fascicolo. E mettiamo via un attimo il casco. Eccolo qua. E in copertina vediamo che si tratta del 70esimo uscita, il casco è scala 1.5, e appunto c'è la dicitura Italia 2012. E questo qui, per la verità, io continuo a dire che questi fascicoli non sono fascicoli, ma sono sfascicoli, perché ce li mandano completamente sfasciati, come vedete. Il che non è una bella cosa, perché sarebbe bene che anche questi fascicoli avessero un aspetto un po' più decente. Comunque, andiamo avanti. In seconda pagina troviamo il riferimento alla prossima uscita, che sarà la GV Thai Tech, che il pilota appunto pesarese utilizzò nel Gran Premio d'Italia del 2004. In più ci sarà il secondo raccoglitore dei fascicoli. Questo numero continua con, come al solito, con la breve analisi della struttura del casco, con tutte le immagini che si trovano per l'appunto e che hanno tutto, obbediscono a una certa logica, a un certo discorso che Rossi faceva sempre quando faceva fare ad Aldo Drudi queste opere. Andiamo a vedere. Ecco. Qui abbiamo appunto quattro immagini del casco con le varie spiegazioni che poi andremo a vedere direttamente sul modello. E in ogni caso è un casco molto elaborato questo, che contiene in sé un certo numero di messaggi anche subliminali, che Valentino ha voluto mandare in occasione di questa seconda Gran Premio d'Italia che lui disputò a bordo della Ducati GP12 il secondo anno della sua permanenza in Ducati, purtroppo non troppo felice. Successivamente troviamo un'analisi della corsa. Valentino, come descritto qui in breve, in prova fece abbastanza pena, però in gara si riscattò e fece un discreto quinto posto. Lo vediamo in varie posizioni, varie pose, nelle varie immagini, appunto anche qui per esempio davanti a Cal Crutchlow, che allora era pilota ufficiale Yamaha, qua pure anche. Qui lo troviamo affiancato al suo compagno di squadra, al suo teammate, che era Nicky Hayden. Qui ancora davanti a Crutchlow, e qui mentre saluta il pubblico alla fine, abbastanza contento del suo piazzamento, ma fuori dal podio non è stato granché. Finisce il fascicolo, finisce con un articoletto che ci parla di Valentino fuori dalla gara, in mezzo ai tifosi, ai box, eccetera, eccetera. Bene, mettiamo via il fascicolo, prendiamo il casco, eccolo. Come vedete si tratta di un casco piuttosto elaborato, una delle classiche opere di Aldo Drudi, dove praticamente l'artista pesarese ha messo in risalto tutti i lati del carattere di Valentino. Adesso andremo a vederlo più nel particolare. Andiamo a togliere la protezione. Eccola qua. Come al solito vi faccio vedere che la protezione è abbastanza solida.
E quindi questa techina è proprio valida, perché anche se il casco è da un'altezza non troppo alta, il casco viene abbastanza protetto. Bene, la mettiamo da parte e andiamo a vedere il casco. Il casco è sulla base scura, dove c'è scritto 46 Mugello 2012. 46 ovviamente è il numero di Valentino, lo sapete tutti. Nella parte superiore troviamo un'immagine di Gianni Morandi, che nel 2012 fu il conduttore e il presentatore al Festival di Sanremo e coniò il famoso tormentone Restiamo Uniti, che lui citò più volte sul palco dell'Ariston di Sanremo, e che diventò per l'appunto una specie di mantra sul quale un sacco di gente si divertì e rise praticamente per un mese con questo Restiamo Uniti. Qui vediamo appunto Gianni Morandi che a pugni chiusi dice Restiamo Uniti. L'immagine è contornata da tutta una corona floreale, vedete, questi qui sono tutti fiori che ricordano appunto Sanremo, che è la città dei fiori, e praticamente questo è il motivo principale. Ovviamente Valentino non si riferiva al Festival di Sanremo, ma Restiamo Uniti alla Ducati, perché aveva trovato tanti di quei problemi sulla Ducati progettata dall'ingegnere Preziosi, la squadra si stava sfaldando e lui aveva perso praticamente tutta la fiducia che aveva in quella moto e in quella squadra anche, perché anche la squadra non, evidentemente non gli piaceva più. Quindi il Restiamo Uniti era un monito e un appello che faceva alla Ducati stessa. Poi andiamo nella parte della destra del casco, troviamo lo sfondo rosso della bandiera italiana che circonda poi il casco. E vediamo i loghi della Monster, i suoi sponsor, della GV e della Ducati stessa, con la firma dell'opera, che è lì piccola, che io provo a mettervela in risalto se posso, e probabilmente riuscite a leggere Drudi Performance, che è appunto la firma di Aldo Drudi. Andando dalla parte anteriore, troviamo nel frontale, in basso, lo stemma della Monster, nella classica posizione che aveva in quel periodo, e sulla visiera scura, troviamo la tribù dei Chihuahua. Vedete? La tribù dei Chihuahua, e qui il 46 con la tartarughina con le ruote, il classico stemmino che aveva all'epoca. Andiamo a ruotare ancora il casco piano piano e ci troviamo nella parte posteriore. Noterete che anche questo casco ha questa specie di alettoncino, non so come definirlo, comunque un'antiturbolenza trasparente. Ruotiamo ancora e nella parte posteriore troviamo tutta una serie di riferimenti. Il verde della bandiera italiana, vedete questa fascia, il verde della bandiera italiana, il bianco che è la striscia bianca che vedete, il rosso che è quella fascia di cui vi ho fatto vedere la metà precedente, che vedete prende tutta la parte bassa, quindi verde, bianco e rosso la bandiera italiana, e nel verde c'è la scritta 27esimo Festival del Mugello, cioè praticamente un inesistente festival del Mugello che penso lo abbiano meditato, pensato sia Drudi che Valentino per omaggiare appunto il Gran Premio d'Italia. Qui troviamo il suo logo con la luna e il sole, i suoi due lati del carattere, e lì. Qui sotto troviamo il numero 46 e il numero 58, in memoria di Simoncelli, del suo grande amico Simoncelli. Poi, ancora più in basso, vediamo la caricatura dei suoi due cani, che sono Cecilia e Cesare, che a pugni chiusi come Morandi dicono Restiamo Uniti.
andiamo dall'altra parte, sul lato destro, e ritroviamo praticamente la stessa cosa che avevamo sul lato sinistro: lo stemma Ducati, il Drudi Performance sotto, lo stemma GV e lo stemma del Monster. Andiamo ad aprire, se ci riusciamo, senza rompere nulla, lo shield, eccolo qua. Noterete che anche questa volta io utilizzo guanti, non perché abbia paura di infettarmi naturalmente, ma per non lasciare impronte sul modello, che dopo sono difficili da mandar via in maniera ottimale. E quindi con lo shield aperto, il casco è fatto in questo modo, vedete? Ve lo metto a favore di camera e lo ruoto piano piano, così potete vedere il casco con lo shield aperto. Eccolo qua. Questa è la parte posteriore. Ruoto ancora. Qui andiamo sulla sinistra. E qui ritorniamo in posizione frontale, sempre con lo shield aperto, che adesso chiudiamo. Bene, questo casco mi sembra una gran bella realizzazione. Tra l'altro c'è da dire che io, sapete, quando vedo difetti non esito a metterli in risalto. C'è da dire che la classica giuntura centrale, sulla quale io insisto fino alla noia o alla nausea, decidete voi, fate voi, la classica saldatura dei due semicaschi in produzione, qui è abbastanza mascherata. C'è, forse la vedete o forse no, c'è, ma è abbastanza mascherata da tutte queste immagini, quindi il casco così a colpo d'occhio risulta bello, risulta piacevole, e quindi direi che merita senz'altro un voto abbastanza alto. A questo proposito, mettiamo giù il tutto, gli rimettiamo la sua techina, dov'è? Eccola qui, la miniteca. Perfetto, il casco è ritornato protetto. E io, come al solito, do un voto a a tutto ciò che recensisco, e anche a questo gli do un voto. E questo voto, in questo caso, faccio finta di non aver visto le condizioni del fascicolo, perché è una cosa secondaria il fascicolo, ma non inutile. E quindi io in questo caso considero soltanto il casco. Il casco in sé merita senza dubbio un 8,5. Non gli do 9, perché comunque la riga centrale si nota, un modellista queste cose le vede e gli dà un fastidio. Quindi io mi ritengo un modellista, in questo caso è mascherata bene, ma c'è, quindi il 9 non glielo do. Però questo casco merita un 8,5, perché anche tutte le immagini del casco originale sono riportate perfettamente. È un bel casco questo qui. Sono contento di averlo comprato. Bene, a questo punto io direi che posso terminare qui il mio unboxing, il mio unboxing / recensione. E prima di salutarvi vi chiedo di nuovo di mettere un like sotto il mio video se vi è piaciuto, di iscrivervi, per voi, come dico di solito, non è una fatica, è gratis, per me invece è molto importante, e di cliccare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che faccio una di queste cose. Benissimo. Io sono il Roby, questo è il canale di Fly Roby Fly Models, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!